eccoci qua, chiusi in casa, spesso da soli. Che fare oltre a guardare fuori dalla finestra, ascoltare un po' di musica, chattare con gli amici, navigare su internet? Perché non provare ad aggiungere a questa lista una cosa? Leggere un libro. Lo so, per molti di voi questa è una cosa, è un consiglio assurdo. Ma perché no? Adesso che per colpa del coronavirus abbiamo tutti più tempo, qualcuno mi dirà: Alessandro, ma come faccio ad andare in libreria? Sono chiuse. Ma anche nelle case abitate da gente poco avvezza alla lettura ci sono dei libri. Sono stati ereditati dai nonni, sono stati ricevuti in regalo e mai toccati. E spesso sono dei capolavori. Cioè, in quasi tutte le case, certi titoli come Il nome della rosa, Il signore degli anelli, cose così. Uno di questi libri c'è sicuramente anche in casa tua. Fai un gesto rivoluzionario. Aprilo e prova a leggerlo. Entrerai in un mondo nuovo. Te lo posso garantire. Nessun film, nessun video su YouTube, nessuna canzone ti darà mai le emozioni che ti può dare un romanzo. Ok? E prima che finisca questa emergenza, farai in tempo a leggerne due o tre. E se proprio di libri non ne avete, o quelli che avete li avete già letti, o proprio non vi ispirano, allora vi aiuto io. Adesso vi leggo qualcosa io. Ora, non c'è tempo per leggere un libro perché dovrei fare un video di 50 ore. Però una storiella breve. Si tratta di due storielle brevi. Gli autori sono italiani, sono quelli del gioco di ruolo Sinerequie. Gioco di ruolo. Sono due storielle horror con l'ambientazione giapponese, è un Giappone fantastico, solo parzialmente reale. Le ho un po' modificate, un po' adattate per farci un video. Non hanno ancora un titolo definitivo. In uno ci sarà sicuramente la parola samurai, nell'altro la parola ciliegio o ciliegi. E il primo lo pubblicherò oggi o domani, l'altro settimana prossima. E buon divertimento!